troppa vita. C'è troppa vita in Greta che canta, in Greta che si batte per i diritti delle donne, in Greta che progetta futuro con il suo compagno. Troppa vita per cancellarla in una notte. 7 mesi. La vita di Greta si ferma 7 mesi fa, inghiottita da ipotesi, paure, sospetti e un solo dato certo. Nessuna traccia di lei né della sua auto. Le ricerche partono frenetiche, poi si fermano, poi, a sorpresa, ripartono ancora. 24 dicembre scorso, vigilia di Natale, si riparte da un punto preciso, il Po, una sacca precisa del Po, Scardovari, a Porto Torre. Non è un giorno qualunque, non è un posto qualunque. Perché? Perché la cercano proprio lì? Forse arriva in procura una segnalazione. È l'acqua, è quell'acqua che ha inghiottito la vita di Greta. Sono in questo fiume lei e la sua auto. 7 mesi a sperare di no. Spero vivamente che ho solo voluto partire, andare, che so, in Jugoslavia piuttosto che, diciamo, in Austria, in Svizzera o in qualsiasi altra nazione, o che sia da qualche parte. Che sia da qualche parte viva. Le speranze dei familiari si accendono poco dopo la scomparsa di Greta. Sono arrivate 3 telefonate a mia zia dalla Svizzera. 3 telefonate alla mamma di Greta, telefonate mute. È lei, è Greta a fare quelle chiamate. I familiari restano aggrappati a quella speranza per mesi. Poi dalla Svizzera non sono arrivate più chiamate. Di nuovo il silenzio, poi Natale, le ricerche nel fiume e la speranza di non trovare Greta lì in fondo.